summer of love. Per tutti ragazzi, sono Jesse, questo nuovo video. Oggi siamo con un bellissimo unboxing di un prodotto Apple, se non si fosse capito dal titolo, la miniatura e adesso questo zainetto di Apple. Però un prodotto che ho voluto comprare perché voglio, sto espandendo il fatto di fare il videomaker un pochettino anche per il mio paese. E volevo un computer. Perfetto, ho già detto che cos'è, però si poteva capire anche visto che si vede sotto. Però volevo una macchina molto performante, soprattutto nel video editing, quindi ho deciso di prendere il Mac, che io avevo già un Mac, eccolo qua, un MacBook Air, inizio 2014, solo che ha 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna, che è molto scomodo. In questo caso, con questo, almeno posso editare con Final Cut, perché io ho sempre editato con Premiere, però con Final Cut l'ho provato, mi è piaciuto un botto. E poi volevo proprio una macchina performante da usare in giro, per Photoshop, Premiere, queste cose qua. Quindi, spacchettiamo subito, come avete capito, è un MacBook, visto che non poteva essere un fisso, perché era un po' troppo piccolo. Comunque il MacBook Pro da 15 con touch bar, 512 GB di archiviazione interna, naturalmente SSD, 16 GB di RAM, una 560, come una Radeon 560 da 4 GB dedicati. E boh, vi ho detto tutte le caratteristiche, se non erro. Prendo subito il cutter e andiamo subito a fare un taglietto. Ho paura di rovinare la confezione io. Ok. Perfetto. Ragazzi, sono stra-emozionato perché io sono un fan di Apple, veramente. Probabilmente uno dei migliori. Sto provando a collezionare tutti gli iPhone. Io tutti i prodotti Apple che ho li tengo gelosamente, anche se sono vecchi, e quindi sì, sono abbastanza fan sfegatato. Quindi è un momento molto importante. Non riesco ad aprirla. Piano, piano, che se mi parte sta roba qua. Allora, un attimo. Perfetto, piano, sali, piano, piano. Oh, argento, l'ho preso ragazzi, l'ho preso argento perché io adoro i prodotti Apple Hard Color Silver. Piano, delicatamente. Ragazzi, mi è un'emozione, adesso lo mettiamo un attimo qua, piano. E vi faccio vedere il resto della confezione, che praticamente niente, naturalmente minimal come Apple ci ha abituato. Cavo USB Type-C, Type-C da entrambi i lati, perché poi l'alimentatore, naturalmente questo funge per l'alimentazione e anche trasferimento dati. E poi c'è l'alimentatore molto più pesante rispetto a quello del mio MacBook Air, che ha la presa USB Type-C, quindi va attaccato qua e poi si carica il Mac. Quindi, allora, spacchettiamo facendo piano, perché io neanche la pellicolina di queste cose qua voglio rovinare, perché io sono proprio, ecco. Ah, no, è caduto. No, tristezza. Ok. Un attimo, dov'è? Tra l'altro sto registrando con l'iPhone, perché non sono ancora riuscito a comprare un buon microfono. Cioè non ho proprio un microfono per la macchina fotografica mia. Comunque, chi se lo stesse chiedendo, io come macchina ho una Canon EOS 700D. Ecco qua, montiamo. Eccolo qua, un mattoncino. Poggiamo sopra il Mac. Apriamo anche il cavo. Ok. Io di solito tendo, se riesco, a tenere i cavi in confezione, perché tanto io, a me piace avere le confezioni in ordine ancora con tutto dentro, solo che tipo per questo io non ho nessun cavo di alimentazione USB Type-C in questo caso. Quindi, ok, il momento più emozionante.
Oh. Non credo che dal microfono si sia sentito tanto perché sto usando il microfono degli auricolari. Ragazzi, è un'emozione. È bellissimo, sinceramente, essere passato da... Che poi comunque il Mac che ho io è un grandissimo Mac, veramente un grandissimo Mac. Però essere passato da... A molte generazioni avanti, soprattutto essere passato al modello Pro e non avere più l'Air. Cioè l'Air continuano a usare in giro. Comunque qua possiamo vedere le due porte USB Type-C e Type-C e il cavo jack audio per microfono e auricolare. Adesso l'ho girato manualmente, però altre due porte Type-C tutte mandano alimentazione, dati, monitor e tutto. Andiamo, naturalmente si apre con un dito e... Ah, voilà ragazzi, è fantastico, è bellissimo. Un attimo, fatemi aggiustare l'angolazione della fotocamera. Credo che questo video qua lo vedrete già editato con Final Cut, quindi vedrete subito un po' di differenza, perché comunque è i primi video, quindi proviamo ad avviarlo. Ho paura che sia scarico. Sì, è scarico. Fail. Ci rivediamo quando sarà un attimo un po' più. Che ragazzi, bentornati. Siamo ritornati. Tra l'altro mi sento le mani un po' piccicosicce dal cavo. Il cavo è tipo ricoperto da un po' di membrana piccicosa. E si è acceso in automatico, ok. Perché l'ho appena collegato all'alimentazione. Si è acceso subito da solo. Comunque, già... Mi farà già strano avere il MacBook più grande. Neanche di tanto, eh. Ecco. Perché comunque, scusate, io lo metto qua, precisamente agli angoli, e si vede un po' di differenza, però non più di tanto. Quindi, come peso, sì, sostanzialmente è più, un po' più pesante, si sente, perché comunque ha altri componenti, è più grosso di suo, però... È sempre leggerissimo, se non mi sbaglio, sta sotto i 2 kg. Sì, sta sotto i 2 kg. Naturalmente touch bar, perché io sono... Quando hanno annunciato la touch bar ero dubbioso. Poi dopo che me l'hanno studiato un po' meglio il fatto di personalizzazione e il fatto che... Non ho capito un corno, ha detto qualcosa in inglese, ragazzi. Cosa ha detto? Ok, forse sì, no? Si sta accendendo piano. Cioè è la prima volta che faccio è la prima volta che un Mac mi parla soprattutto in inglese. Quindi hey, sono un po' dubbioso. Un attimo che sposto la sedia, mi metto qua a usare il Mac. E poi tra l'altro comprerò tutti gli accessori, magari farò poi anche un video dedicato agli accessori sul per il MacBook Pro. If you know how to use VoiceOver, press the command key while you press Touch ID 3 times at the right end of the touch bar to learn how to use VoiceOver to set up your Mac. Ah, c'è il VoiceOver attivo. Non ho capito. Allora, la tastiera ha un feedback differente rispetto a quella del MacBook Air. Il trackpad è decisamente differente da quello del MacBook Air, soprattutto perché, guardate, rispetto alla mia mano è... Cioè... Però non ci capisco cosa sta succedendo. Zii, sveglia. Basta fare la nanna. Mi sa che si è rispendo perché l'ho staccato subito dall'alimentazione, non ho avuto tempo di caricare a sufficienza. Quindi ragazzi, faccio un altro piccolo taglio, ci rivediamo quando ho capito che sta succedendo. Ok raga, siamo tornati. Ora gli ho fatto fare un riavvio perché continuava a darmi lo schermo nero. Perché prima è successo, era l'inizio del settaggio, poi mi sono girato un attimo ed era nero nero. Quindi ora eccoci qua, lingua. Allora, io come lingua italiano, uso l'italiano come lingua principale. Perfetto. Ok, io abbasso un attimo la luminosità.
Tanto credo che tutti conoscete i settaggi di Mac. Sì, io vivo in Italia. Sì, tastiera italiana. Connettiti a internet. Sì, questo è il mio wifi. Vai. Ok, ora proverò a connettersi. Ok, forse lo zoom così è troppo. No, cos'è che mi dici? Trasferisci i dati su questo metodo e non trasferire niente, grazie. Sì, abilita la localizzazione, va bene. Accedi, accediamo. Mi fa stranissimo scrivere questa tastiera, non mi ci devo abituare. Adesso suppongo mi chiederà la conferma, esattamente. Peccato che sto registrando con l'iPhone, quindi metto in pausa e ci vediamo tra un attimo. Ok, eccomi, scusate. Allora, accetto. Sì, sì, accettiamo i contratti di licenza. Sì, allora. Perfetto, vabbè, usa la mia foto del mio account, non c'è problema. Ok, ora le cose con iCloud e dovrebbe essere così pronto. Raga, sono emozionatissimo. Che tra l'altro poi in futuro pensavo magari poi di assemblarmi una, un PC da fare Hackintosh, giusto per avere anche un PC fisso, perché comunque la mia decisione era iMac 27 pollici, tutto maxato più o meno, e alla fine il prezzo più o meno era uguale a questo qua. Ed ero indeciso, molto indeciso, allora ho deciso di optare per questo qua per lavorare in mobilità, ma chissà, magari un giorno o mi prenderò l'iMac o farò un Hackintosh. Mentre c'è il mio cane che mi aggredisce. Vabbè ragazzi, ne vediamo quando ha finito. Allora, 5V protegge i tuoi dati codificando i contenuti del disco, bloccando lo schermo con una password. Avanti, sì sì. Archivi a file iCloud, sì. No, non condivido un corno con Apple. Abilitiamo Siri. Touch ID, sì. Semplicemente non cambia niente da il Touch ID dell'iPhone. Infatti, cioè, credo che il motore sia, cioè il motore che fa girare questo sistema è uguale. E anche il fatto, cioè, il sensore di Touch ID è semplicemente sul tastino, il tasto di accensione. Vabbè, si utilizza Apple Touch ID con Apple Pay, vabbè, tanto anche se Apple non va. Inserisci dati di carta di credito. Configura Apple Pay più tardi. Perfetto, raga, sto finendo il Mac, sono emozionatissimo. Sono stra-emozionato. Vedrò poi di editare questo video, così mi alleno un po' con Final Cut qui sopra, perché comunque l'ho provato un pochettino sul mio Mac, lì fuori di dove l'avevo provato all'inizio. Quindi non ho fatto editing estremo. Oh, nuovo account aggiunto. Ah ragazzi, bellissimo. Sì, vabbè. No raga, adesso riparto tutti i miei promemorie. Eccoci qua, naturalmente mi sa che questo ha informazioni. È appunto a Sierra, quindi mi ha aggiornato dai Sierra.
Poi il resto dei dati li potete vedere qui. Beh sì, adesso mi arrivano 30 miliardi di notifiche. Vabbè, supporto assistenza, niente. Quindi, io vi ringrazio per aver visto il video. Vi invito a passare gli altri video del canale. Vi saluto, da JS è tutto. Ciao a tutti. Ah, dimenticavo, passate nel link di Instagaming in descrizione per giochi scontati. Bella!